Due osservazioni a quello che dice Raffaele. La prima, lui si deve ricordare perché stavamo insieme nella passata consiliatura e stavamo insieme all'inizio consiliatura, quando fu indicato il presidente del Consiglio, Leonardo Impegno, Sì. non dalla Ervolì, ma da Antonio Bassolino. No, dalla Iervolino. Perché Raffaele, scusa. non entrò nella squadra di giunta. Fu indicata la sera, a conclusione delle elezioni, alle 20 di sera, quando si stava concludendo e decidendo la squadra di governo, Leonardo Impegno, presidente del Consiglio. Quella è una cultura Il politica che sindaco offende te, recepì però. questa indicazione, fatta non dal sindaco, ma da Antonio Bassolini, che non Ma era il sindaco sindaco. Ervolino, scusami Franci, fece Raffaele, il scusa un primo attimo. gruppo No, del Partito Democratico e disse che ti voglio Leonardo Impegno doveva ribadire, essere candidato l'ha presidente del Consiglio Comunale. riconosciuto lo stesso Antonio, va bene, l'ha riconosciuto lo stesso Antonio, che non è uno scandalo e non viene tolto niente alla centralità del Consiglio Comunale, che il sindaco indica il presidente del Consiglio. Non viene tolto niente alla centralità, perché è il Consiglio No, che è un poi problema di lo cultura politica che pagherete. Che sarà pagherete. deputato a votarlo e a Che definirlo. pagherete sulle scelte del Consiglio. L'altra osservazione che mi sento di fare a Raffaele, noi stiamo in una situazione che è un tantino diversa da quella che tu dici. A Napoli il centro-sinistra si trova a vincere grazie al risultato di De Magistris. Certo. È la seconda volta dal 93 ad oggi che un sindaco supera il 2-3% i risultati delle liste. È la prima volta, è successo una volta in Sicilia con il sindaco Leo Luca Orlandi che superò di 20 punti le liste, è successo a Napoli in questa occasione De Magistris. che De Magistris ha superato le liste di 10 punti. Di Ed è un valore aggiunto indiscutibile De 10 Magistris punti, per le liste di sostegno. superando al ballottaggio Lettieri che partiva con 40-50 mila voti in più. È Ed è sceso addirittura di sceso a 60.000 voti. 120 mila Da rispetto ai 180. 170, a 180, a 120 mila. Ed è un caso anomalo questo Questo per Lettieri. deve far riflettere. Che noi stiamo di fronte a un'elezione di un sindaco che è andata al di là Delle dei liste e dei partiti, partiti, è certo. è andata al di là dei partiti, e faceva bene a ricordarlo lo stesso Santoro, è andata al di là dei partiti. E oggi si coerentemente sta operando, non ascoltando i partiti, non estraniandosi dai partiti, ascoltando i partiti del centro-sinistra, ma non facendosi condizionare dai partiti. Perché una cosa è l'ascolto, una cosa è il condizionamento. Ma c'è stato questo condizionamento prima? Prima c'era fortemente il condizionamento, c'era fortemente il condizionamento. E è stato E gestito oggi miracolosamente nella situazione in scompare cui, anche da perché c'era forte condizionamento, anche dai partiti che tranne fanno che la dai dati dei valori coalizione. che non stava dentro No, ma oggi scompare al miracolosamente questo centro-sinistra, condizionamento, uscendo scompare. dalla Ma è il consenso popolare che lo fa ma scomparire, è il consenso che ha avuto il singolo candidato De l'osservazione a Magistris. Raffaele, noi dobbiamo comprendere questo, è vero che dobbiamo ricostruire un centro-sinistra a Napoli, è vero che può essere la città con un laboratorio politico che va oltre il centro-sinistra, è tutto vero e condivido pienamente, ma non è rapportato al risultato elettorale, che è diverso da Sei quello stato che è chiaro, stato il risultato Borriello. del centro-sinistra in quanto No, per liste. dirla diciamo sì, in modo È semplice, chiaro. schematico, prima c'era una coalizione, nella seconda esperienza di Iervolino, cioè, alcune scelte sono state assunte un po' dalla coalizione, c'era anche l'Italia dei Valori, tu non c'eri, ma c'era l'Italia dei Valori con l'elezione di due che poi uno andò a fare l'assessore e tutti e tre. Tutti e tre, Ponticelli, Alfredo Giordano e Vero. Raffaele Scala, eletti
nell'Italia dei Valori nel 2006 sì. tutti e tre si sono schierati con Lettieri nel 2001. Quello perciò ha perso Lettieri. Poi c'è stato... Che ha rappresentato la continuità di quello che è stato i cinque anni. Poi l'Italia dei Valori ha conosciuto altri consiglieri comunali che hanno aderito ai Italia dei Valori. Uno di questi si è candidato con il Terzo Polo, Migliaccio, e poi c'è entrato nel 2009, credo, giù di lì, c'è entrato l'Italia dei Valori Francesco Moxedà. E che non è uscito dai Italia dei Valori. Non è più uscito dai Italia dei Valori. Ritirando la mozione di sfiducia. Non è più uscito dai Italia dei Valori. Che fu il promotore di... No, mentre gli altri tre che ricordavi, nessuno dei tre, tutti hanno pagato la scelta e nessuno più è stato rieletto. No, eh sì, certo, con la boccia... Allora, prima c'era... Solo Moxedano si salva. Posso, scusa, una coalizione che in qualche modo ha condiviso programma, ha condiviso anche scelte, alcuni assetti... Quindi hanno fornito delle indicazioni al sindaco della città di Napoli, così come Moxedan ricorda che noi avevamo già un organigramma un po' degli assessori di coalizione, come organizzare il Consiglio Comunale, poi ero capogruppo dei Democratici di Sinistra, ho lavorato con loro per l'elezione del presidente e dei presidenti di commissione. Oggi siamo in presenza di qualcosa di diverso, lo ricordava bene Santoro e anche Francesco. C'è un sindaco che ha chiesto ai cittadini napoletani, indipendentemente dai partiti, datemi il sostegno, io voglio fare alcune cose per questa città e avviare un cambiamento. Il Partito Democratico sosteneva un altro candidato, il nostro candidato che è il prefetto Morcone, al quale va il ringraziamento, persona seria, di grande spessore, non ce l'ha fatta e subito, come era logico, da parte nostra abbiamo sostenuto senza avere alcun tentennamento Luigi De Magistris, sindaco della città di Napoli. E credo che sia giusto che lui dia delle indicazioni. In alcuni casi forse lui sbaglia perché presenta alla stampa, o in alcuni casi alla stampa che preferisce recepirlo in questo modo, il Presidente del Consiglio Comunale Pasquini, mentre invece poi chi conosce bene le logiche, le procedure di Aula sa benissimo che un'indicazione del sindaco fatta al di fuori dei partiti è una straordinaria personalità del campo culturale scene, quindi su Pasquini non c'è alcun problema. Sulla capacità del Consiglio Comunale di produrre, ecco. Di produrre, e qui è un po' affidato al lavoro dei singoli consiglieri e dei gruppi consigliari, perché nelle competenze del Consiglio Comunale c'è il potere di indirizzo e il potere di controllo, quindi la gestione è tutta in capo al sindaco e alla sua giunta. Qui potremmo lavorare, forse c'è uno spazio anche grande per il Consiglio Comunale per mettere in campo iniziative del Consiglio Comunale, pure perché sicuramente ci saranno alcuni dei problemi che vanno affrontati e che non tutto è contenuto nel programma, ecco. Del programma del sindaco. No, voglio solo finire. Nel programma del sindaco. Adesso, io credo che la cosa più utile per i partiti in questo momento, e tutti i partiti hanno problemi e hanno difficoltà, tutti indistintamente i partiti di sinistra, il PD, Italia dei Valori, tutti i partiti vivono la stessa crisi e ci auguriamo e auspichiamo che questo possa servire ai partiti, a cominciare dal Partito Democratico, ad aprirsi soprattutto ai giovani. Però governare richiederà sobrietà, anche coraggio, e anche la forza di introdurre alcune innovazioni profonde nella vita della città, della nostra città. Noi ci auguriamo che De Magistris faccia questo, da parte nostra avrà il sostegno, a condizione che quello che non consentiremo, con la stessa lealtà con la quale abbiamo sostenuto in campagna elettorale, sosterremo De Magistris in queste settimane, in questi mesi, e noi ci auguriamo per sempre che si possa anche arrivare a un accordo programmatico con il sindaco De Magistris. Noi saremo lì a fare la nostra parte e a fare in modo che le scelte che sono state presentate ai cittadini napoletani per cambiare Napoli, queste scelte siano fatte per davvero. Allora, io ho da fare una domanda un po' a tutti, vi prego di soffermarvi su questa risposta precisa, abbiamo ancora 10 minuti. Santoro, ma dove trova i soldi nell'immediato De Magistris per fare tutto quanto vuole fare in questi primi giorni?
Ma questo sarà sicuramente il primo enorme scoglio che dovrà affrontare il sindaco e l'amministrazione comunale, anche perché al momento non è stata ancora concessa una ulteriore proroga da parte del governo per l'approvazione del bilancio preventivo. La scadenza al momento è il 30 giugno, questo significa veramente fare le corse, diventa anche difficile poter immaginare che un assessore, che ancora tra l'altro non è stato neanche nominato, un assessore al bilancio possa in così pochi giorni riuscire a mettere su una manovra di bilancio impegnativa come appunto quella del Comune di Napoli. Stiamo parlando di oltre 3 miliardi di euro annui che vengono gestiti, quindi sono cifre notevoli. Già per capire, diciamo, qual è stata la gestione degli ultimi mesi e soprattutto di fronte ad un buco enorme che ritroverà il sindaco nelle casse comunali, perché io sono convinto che negli ultimi mesi c'è stata una gestione a dir poco scellerata da parte dell'amministrazione uscente, io veramente credo che non sarà facile per il sindaco, per il consiglio comunale, mettere in campo in così pochi giorni una manovra di bilancio. Credo che responsabilità vuole che il governo conceda un'ulteriore proroga, anche perché nelle stesse condizioni si trova anche il Comune di Milano. Il non concedere una proroga a amministrazioni importanti, la seconda e la terza città d'Italia, significherebbe quasi, potrebbe essere letta come un boicottaggio nei confronti di questi nuovi sindaci appena eletti. Quindi io mi auguro che venga concessa questa proroga per dare il tempo al sindaco, alla giunta, di poter capire qual è la situazione delle casse comunali e come ovviamente andare ad impostare quello che sarà il modello gestionale, fermo restando che la raccolta differenziata, così come è stata annunciata da De Magistris, richiede, assorbirà sicuramente ingenti risorse e quindi è opportuno che venga subito fatta chiarezza su come e dove andare a recuperare questi fondi. Interventi un attimino più brevi, sulla stessa domanda: dove trovare i soldi? Solo su questo. Per le vie brevi non sarà affatto facile. L'unico segnale immediato che il sindaco De Magistris può dare, e secondo me si avvia a darlo, è a tentare ai management esterni di tutte le società partecipate, che è l'unico fatto vero e vivo e che può ridurre quelle personalità esterne e ricavarne denaro immediato e fresco, anche perché nel frattempo è cambiata la legge. Gli attuali management non possono essere né più prorogati né più rinnovati se non per concorso pubblico. Quindi lui lì, diciamo, ha un numero di dirigenze, di management, di figure altamente professionali che nel frattempo si erano scelte sul mercato e lì può dare un segnale immediato. Per il resto troverà un bilancio che è quello che è, una forbice estesa. Grazie. Tra casse e competenze e tutte le difficoltà che tempo, abbiamo conosciuto. La stessa risposta che poi la stessa domanda. Io credo che è stato ribadito più volte in campagna elettorale, bisogna razionalizzare le risorse interne, razionalizzarla al meglio, utilizzarla nel migliore dei modi, senza spreco, tagliando le cose inutili, partendo dalle consulenze esterne e da quello che diceva Raffaele, utilizzando bene i fondi europei. Questa può essere la politica per... Può farcela. Per uscire da una situazione anche di criticità. Però solo questo non basta. Il governo nazionale, la regione Campania, non si può sottrarre. Non l'ha fatto con Palermo, non l'ha fatto con Catania, non può sottrarsi a trasferire le risorse necessarie per... Addirittura volevano fare una legge speciale. La legge speciale significa questo. Alcune questioni fondamentali come la questione... Dare economia, certo. Certo, fermi un attimo.